Tomorrow we will present a similar idea, an idea, a pre-master plan, but how you look at Pozzuoli as a unique place with all of its geological, geographic, historical, and we're going to show, as it were, the bones of a master plan, as it were, without the flesh. Because it's very important to bring people along and say, look, you can't just do anything in Pozzuoli. You can't just say, oh, we'll have a hotel and a beach. You have to respect the natural ecological environment that is there. And this is what we're doing as a pre-thing, as we did in Pompeii. And I hope you can come tomorrow because it's a very beautiful project. Domani quello che vedrete saranno le ossa del progetto, senza la carne, perché naturalmente, così come è avvenuto per Pompei, non è possibile andare lì e decidere qui ci sarà un albergo o una spiaggia o altro, ma domani c'è una prima serie di indicazioni che poi porteranno successivamente ad un master plan. Peter Eisman è un nome noto a livello mondiale, è uno dei più grandi architetti viventi. Gli abbiamo chiesto 2 anni fa di progettare la stazione di Pompei, per la verità le 2 stazioni di Pompei, quindi la stazione del Santuario e la stazione di Villa dei Misteri, su 2 linee della circumvesuviana. Peter ha lavorato intensamente in questi mesi e oggi presentiamo il risultato di questo lavoro. Quindi un intervento che esce dai confini della singola stazione e che guarda a tutto il territorio, un intervento molto costoso, ma un intervento che si inserisce nel quadro di un progetto di potenziamento della metropolitana regionale in tutta l'area. I comuni coinvolti sono Torre Annunziata, Pompei, Bosco Reale, Bosco Trecase, Castellammare. È un progetto che vale 500 milioni di euro, già finanziati, mille miliardi di vecchie lire, e che vedrà la realizzazione di oltre 7 stazioni, tutte affidate ad architetti di grande livello, dalle star internazionali come Eisman a giovani architetti napoletani e campani, ma ognuna con la stessa filosofia, cioè quella di essere un punto di riferimento di una immagine nuova, diversa, di qualità che noi vogliamo dare al territorio della nostra regione, non solamente al centro di Napoli, ma a tutta la regione Campania. E questo progetto si collega poi al progetto dell'alta velocità. Fra qualche settimana verrà inaugurata la nuova linea di alta velocità a Monte del Vesuvio, la Napoli-Salerno, e fra qualche settimana partirà il concorso di progettazione per la nuova stazione che abbiamo chiamato Vesuvio Est. Questo significherà che sarà possibile partire dal centro di Roma e arrivare a Pompei in meno di 1 ora e mezza, attraversando alcune stazioni che saranno dei capolavori dell'architettura contemporanea, passando per la stazione di Zaha Hadid ad Afragola, passando per la nuova stazione di Vesuvio Est che sarà progettata dal vincitore di questo concorso e sicuramente saremo a livelli di nuovo internazionali, e arrivando alla stazione di Peter Eisman a Pompei.